Ameria Radio in diretta. Tra poco, Ameria Radio in diretta. Tra poco, Ameria Radio in diretta. Ameria Radio in diretta. Tra poco, Ameria Radio in diretta. Ameria Radio in diretta. Buonasera a tutti e benvenuti alla consueta puntata di Musicando del sabato sera. Bene, intanto saluto con me, che è qui con me, Maria Teresa. Buonasera a tutti. E stasera una puntata particolare. Perché? Perché il successo che ha avuto l'iniziativa che insieme a Umberto Lunni e Maria Teresa abbiamo messo in campo già da qualche puntata di parlare di gruppi italiani ha avuto un così grande successo. Sì, assolutamente sì, che ci hanno richiesto più ascolti. Così abbiamo deciso di comune accordo di fermare per oggi la scoperta di altri gruppi che ci sono e di inserire dei nuovi ascolti dei gruppi di cui abbiamo già parlato finora. Sì, finora. Maria Teresa, quali sono i gruppi di cui abbiamo parlato finora? E allora abbiamo ascoltato e parlato del trio Aurora, queste tre carinissime fanciulle
E poi abbiamo parlato del trio Capinere, del trio Fiordaliso e del quartetto trio jazz Funaro. Quindi io andrei immediatamente all'ascolto del trio Aurora, di queste tre graziose fanciulle, diciamo, dirette dal maestro Carlo Prato nel loro studio, proprio da trio, e ascoltiamo quindi il primo brano che è Piccolo Naviglio. Bene, andiamo con un piccolo naviglio. Una volta un piccolo naviglio che non poteva navigar, era lontano dalla riva un miglio, vedeva il porto e non poteva più approdare, eppure a posto aveva tutti gli attrezzi, compreso chiglia ed il timone, ma dagli e pesta non trovavano mezzi per far marciare quel balordo carcassone. E dopo una, due, tre, quattro, cinque, sei, sette settimane, nessuno riuscì a capire perché, senza più esitar, si rimise a navigare. Le bianche vele, fiocchi e pappafichi, sciolsero tosto i marinar, e il capitano dai mustacchi antichi salì sul ponte alla sua nave a comandar. Quando il nostro uomo racconta questa leggenda del mar, tutti in silenzio stanno ad ascoltar, senza nemmeno fiatar. Tremando brilla lucente, l'occhio cercando laggiù, dove nel nulla si perde il mar blu, un sogno che torna più. C'era una volta un piccolo naviglio che non poteva navigare, era lontano dalla riva un miglio, vedeva il porto e non poteva più approdare, eppure a posto aveva tutti gli attrezzi, compreso chiglia ed il timone, ma dagli a festa non c'erano mezzi per far marciare quel balordo carcassone. E dopo una, due, tre, quattro, cinque, sei, sette settimane, nessuno riuscì a capire perché, senza più esitar, si rimise a navigare. Le bianche vele, fiocche e pappafichi, sorsero tosto i marinai, e il capitano dai mustacchi antichi salì sul ponte la sua nave a comandare. Molto carina, interessante. Ricordiamo le tre giovani bambine, Pina D'Aduzio, Claudia Dell'Aglio e Lidia Martorana. E allora che dici? Andiamo ad ascoltarne un'altra. Ah sì, questa è bellissima. Tra i glicini in fior. Andiamo ad ascoltare subito il nostro bellissimo trio Aurora in questa altra performance. Thank you.
Bene, anche questa carinissima canzone, Tre grigini in fior, invece adesso con che cosa andiamo avanti? Terminiamo questo ascolto di questo trio con il brano Corri cavallino. Ottimo, adesso invece cambiamo trio. Cosa sentiamo, Maria Teresa? Sempre al femminile, che bisogna dirlo, trio sempre al Figuriamoci se non bisogna femminile. dirlo, eh beh, certo. E allora abbiamo altre tre meravigliose ragazze, figlie di un noto violinista e compositore che è Pierino Codevilla. E le tre ragazze sono Carla, Caterina e Gianna Codevilla. Di queste tre meravigliose ragazze Sì, beh, il trio ascoltiamo. come si chiama poi alla fine? Ah, vero, il trio Capinere, Già. il trio Capinere. Bene. Che Il cosa trio ascoltiamo? di questo trio Capinere, il primo nostro ascolto è Notte e Thank you.
domani notte di, notte di. Mentre a te io signori, un motivo ci inquisteranno, le tue labbra sorrideranno solo a me. Solo a me. Per passare le giornate coglieremo margherite, per sapere dalle fate come l'amore. Le tue pupille verso l'alba con le stelle addormentano tranquille su questo cuore. Notte di, notte di sole, con le mani nelle tue mani fino all'alba dell'indomani. Notte di, noi siamo notte di. Notte di sole, sole, con le mani nelle tue mani fino all'alba dell'indomani. Notte di, parara, 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 signori, un motivo di queste anno, le tue labbra rideranno solo a me. Per sapere dalle fate cos'è l'amore. Fino a che le tue pupille verso l'alba con le stelle si addormentano tranquille su questo cuore. Notte di soli, soli, con le mani nelle tue mani fino all'alba dell'indomani. Notte di, notte di. Dobbiamo dire che questa scuola di canto dell'Eiar di Roma aveva, no, delle ottime allieve. In questo caso queste voci venivano curate dal maestro Cinico Angelini, ma anche da un altro musicista che conosceremo in un altro quartetto, no Paolo? Certo. Che è Virgilio Savona, un componente del quartetto Cetra. Esatto. Che poi conosceremo. Assolutamente sì, quando Umberto prenderà in mano questo argomento. Quindi, anche se Umberto ce lo manderei a una scuola di canto. Perché, vero? Sì, perché lui suona il clarinetto, ma... No, vogliamo sentirlo cantare. Vogliamo sentirlo cantare, faremo questo esperimento. E allora a lui dedichiamo... Il contadino innamorato. Il contadinello innamorato. La bimba non potrà venire, la
Me lo immagino cantare il contadinello innamorato, Umberto, tu non te lo immagini? Sì. Ci sta benissimo, ci sta benissimo. Sì, potrebbe essere un bel baritono. Che dici? Sì. Una voce da baritono, calda. L'altro lo vedo, che ne so, mentre lavora e canta, che ne so, a montare qualche cosa, non so, il palo per le rose, che ne so, qualche zanzariera, non lo so, potrebbe darsi. E lui canta e poi va nei campi, non c'è male. Ritorniamo invece al nostro trio Capinere, come è interessante informare i nostri ascoltatori che anche se il gruppo si col tempo si divide perché magari per tanti altri motivi, come potrebbe essere sposarsi, no? Cambiare completamente vita, c'è sempre una di loro che rimane e continua la carriera solistica, come appunto Caterina Codevilla. E, però ascoltiamo ancora un altro brano, sempre con il trio, e il titolo è C'è una casetta piccina. Thank you.
c'è una casetta piccina, abbiamo finito il trio Capinere. Ora passiamo invece al trio Fiordaliso. Quindi il trio Aurora, il trio Capinere, ora il trio Fiordaliso. E che cosa ascoltiamo del trio Fiordaliso? Il trio Fiordaliso. Io comincerei con Bacicin. Bacicin, le ragazze, le ricordiamo, le tre sorelle, Maria Antonietta, Maria Luisa e Maria Paola Bottazzi. Promossa, andiamo con Bacicin. Il mio amore non è un giovanotto dai modi garbati di bel zerbinotto, che a passeggio non lo vedi sempre a fare il gagà per via 20 settembre. Il mio amore lo vedi nel porto, lo conoscono tutti perché è il più bello, il più alto, il più forte da Genova, in certo il più bello che c'è. Capanno più bello del fatto, e baciti, il più forte cavallo che c'è. Se vedessi che spalle quadrate, che collo sarchiato, com'è ben piantato, con un vino con le mani in sale, è un cavallo speciale che non c'è l'eguale. Ma baciti, grande, grosso e più buono del pane. Bacista mi lascio baciar, mentre cantano le fontanelle di cielo, le stelle mi stanno a guardare. E baciti, il cavallo più bello del porto. E baciti, il più forte cavallo che c'è. Se vedessi che spalle quadrate, che collo sarchiato, com'è ben piantato, grosso e più buono del pane. Se vedi chi ha paura a bracciarmi per te, sente debole e debole il cuore di fronte alla madre una sola per me. E baciti, il cavallo più bello che te. Molto carina. E adesso proseguiamo sempre con questo trio Fiordaliso, con queste tre meravigliose ragazze, con il nuovo brano che è Domani partirai. Perché? Non lo so. E dove vado? Vabbè, partirò domani.
che arriva, la nave che va. E se anche tu stasera mi parli di passione, io ti rispondo con la mia canzone. Domani partirai come tutti i marinai, e di parlare tutto dimenticare. Poi quando tornerai, anche tu racconterai che mi hai sognato, che mi hai desiderato. Addio mia bella, addio, non puoi mentir con me, saresti il sogno mio, ma che sogno per te. Domani partirai e rapito dal mare in me, come invocato adesso forti sono, si canta la terra, canzoni di guerra, e spento la bandiera scura il moro, le barche sul mare non vanno a pescare, la mia finestra è chiusa, ma quando sentirò la voce tua che chiama l'aprirò. Domani partirai come tutti i marinai, e viva il mare tutto dimenticare. Poi quando tornerai, anche tu racconterai che mi hai sognato, che mi hai desiderato. Addio mia bella, addio, non puoi venire con me, sarai che sogno mio, ma che sogno per te. Domani partirai e rapito dal mare in me, visto che non so ancora dove devo andare, domani io combatto questa canzone con un'altra molto più tosta, Il lupo mannaro. Te lo dici tu. Nella poltroncina racconta fiabe ai nipotini e non rocchioni fa brillare, ma sai che son di Bertoldino, in occhio brucia sul camino, e allora la nonna i suoi piccini comincia a raccontare. C'era una volta un lupo mannaro, un lupo mannaro, un lupo mannaro, che divorava capre e agnelli, era il terrore dei pastorelli. Scappa, scappa, che paura, ti piglia che poco. Ma passano gli anni e il lupo mannaro, il lupo mannaro, il lupo mannaro si fa più sordo su una campana, non ha più denti e sta nella tana. Vecchio lupo malandrino, vecchio lupo ben ci sta. Il nostro lupo ha perso il pelo e non il vizio, e da una capra come donna di servizio, si reca baffi che boccone ci farei, ma senza denti come fai, lupo sono guai. C'era una volta un lupo mannaro, un lupo mannaro, un lupo mannaro, che divorava capre e agnelli, era il terrore dei pastorelli. Ora il lupo è appacchiato, rintanato, deve star. Lupo, lupo resterà, cicca, cicca, ben ti sta, quando il lupo morirà. Ok, e adesso, dopo questi meravigliosi trii tutti al femminile,
concludiamo il nostro ascolto con il quartetto o trio jazz Funaro, che fu fondato nel 1937 da Giuseppe Funaro. E con lui Nazareno Raineri, Luigi Gozzi e da un fisarmonicista che però di cui però conosciamo solamente il cognome, che è Rossi. Anche qui Carlo Prato fu il loro maestro nell'Eiar. Però se il fisarmonicista si chiama Rossi è facile trovarlo. Eh certo. Perché Rossi è un nome molto particolare. E allora ascoltiamo il loro primo brano, che è Suona quel corno. Ecco, prima di Suona quel corno. Umberto, lo senti Maria Teresa che non mi viene dietro? Ecco, tu avresti appoggiato questa mia battuta. Ecco qua, ma secondo te quando gira la giostra? Non lo so, forse fra qualche secondo. Già, quando il quartetto jazz Funaro la canterà. Andare senza fare un ruzzolo, gne gne, gne gne.
l'accompagna un suon, girando vuol così cantarla tra la sua canzone. Gne gne, gne gne, gne gne, gne girando la giostra sta. Concludiamo questa puntata di ascolti con l'ultimo brano, Lasciamoci con un sorriso, che certo. Il quartetto Funaro canterà insieme alle sorelle Lescano. Certo, altra nostra vecchia conoscenza. Bene, con questo quindi vi salutiamo e vi diamo appuntamento alla prossima puntata. Salutiamo Maria Teresa. Buonasera a tutti. Salutiamo anche Umberto, con cui ci ritroveremo la prossima puntata. Buonasera. Paradiso sarà per voi sorriso.